Il primo ad essere ascoltato in mattinata è stato il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che ha parlato per due ore con i magistrati, con il procuratore capo Massimiliano Serpi e con il PM Andrea Papalia, parlando del cosiddetto sistema D'Alfonso. Ha poi voluto chiarire con assoluta forza che quanto riportato nell'informativa secondo cui non sarebbe stato lanciato l'allarme per l'isolamento di Rigopiano non corrisponde al vero, perché lui con forza ha ribadito che tutta Farindola e tutte le contrade, compreso Rigopiano, erano isolate. Era in effetti anche, si leggeva negli atti, che Ilario avrebbe sbagliato a rivolgersi, il sindaco Lacchetta avrebbe sbagliato a rivolgersi al l'ex presidente D'Alfonso per lanciare il suo allarme, e questo gli è stato di nuovo chiesto e il sindaco ha risposto che innanzitutto lo ha fatto perché lo impone la legge di protezione civile nazionale, e poi lo ha fatto perché quello era il sistema D'Alfonso. Il sistema D'Alfonso, come dimostrato anche dall'emergenza 2015, era che bisognava rivolgersi all'ex presidente D'Alfonso per avere uomini e mezzi, per avere aiuto. E quindi così ha fatto. Ha spiegato anche che sempre la stessa norma prevede che in caso di allarme che non possa essere gestito dal sindaco sul suo territorio, deve essere notiziato altresì anche, oltre al presidente della regione, il prefetto, e lui lo ha fatto la mattina del 18, depositando anche in prefettura richiesta di intervento dell'esercito. Però gli si era chiesto principalmente per quale motivo si fosse rivolto all'ex presidente D'Alfonso e lui lo ha spiegato. Gli avvocati Tatozzi e Valentini hanno parlato poi di quello che il sindaco Ilario Lacchetta ha fatto nei terribili momenti della tragedia di Rigopiano. Il sindaco ha chiarito, e ci sono fior di testimoni di questo, che non ha assolutamente accompagnato né scortato nessuno, semplicemente si è fermato a salutare, viste le macchine ferme c'era lo spazzaneve, si è fermato a salutare un amico e dopodiché ha continuato il suo giro perché stava girando per il paese per prestare soccorso, come ha spiegato al procuratore. Il paese di Farindola, che è rimasto completamente abbandonato, come del resto in quella circostanza tutti i paesi dell'area vestina, Farindola era in uno stato di gravissima crisi e dentro Farindola ci sono credo oltre 20 contrade, tra cui Rigopiano, e la popolazione è sparsa in massima parte proprio per le contrade, non nel centro storico. E quindi lui quel giorno si è fermato, ripeto, a salutare gli amici che salivano, roba brevissima, e poi ha continuato il giro che stava facendo. Il secondo ad essere ascoltato in questa seconda giornata